Allora, buonasera, buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Alessio Cavicchi, sono docente all'Università di Macerata, ma anche all'Università di Siena, al corso di laurea di Agribusiness. Insegno economia e marketing agroalimentare, sono un economista agrario e in questo percorso di Siena Food Lab Academy sono coinvolto nell'organizzazione di qualche evento. Uno di questi è quello di stasera. E sono molto contento di avere questi due colleghi stasera con noi, Luciano Morbidelli e Lorenzo Zanni, perché daranno il via a una serie di eventi con le università. Oggi è il quinto incontro del Siena Food Lab Academy. I primi incontri sono stati uno introduttivo su tutto il percorso che avremmo fatto, e poi ci sono stati tre incontri con due importantissime società di consulenza nell'agribusiness, che sono Bonifiche Ferraresi, IBF e Agriplus. Adesso iniziamo invece con una ricognizione delle principali innovazioni che sono state fatte o su cui si sta lavorando nelle università toscane, partendo proprio da chi ci ospita, che è l'Università di Siena. Dopo l'Università di Siena avremo interventi anche nei prossimi appuntamenti da parte dei colleghi della Sant'Anna di Pisa, dell'Università di Pisa, dell'Università di Firenze e ancora l'Università di Siena con il professor Riccaboni. Quindi cerchiamo di capire che cosa la ricerca in Toscana, la ricerca applicata, quindi quella coinvolta direttamente con le problematiche, con i bisogni del territorio e delle imprese, riesce a produrre e che tipo di reti ci sono, perché vedrete benissimo oggi dagli interventi sia di Lucia che di Lorenzo, che ci sono reti attive sul territorio tra università, imprese, comunità locali, pubblica amministrazione, ma ci sono anche reti internazionali, per cui progetti europei che arrivano poi a finanziare la ricerca che si fa sul territorio, che viene nuovamente rimessa in circolo con altri progetti. Quindi credo che oggi sia l'inizio di un percorso molto stimolante da una parte, e che può dare anche tanti suggerimenti alle imprese che ci seguono, agli studenti, per le loro prospettive lavorative, e credo che non ci sia persona più adatta per iniziare questo percorso che appunto Lucia, perché la professoressa Morbidelli, dal punto di vista, diciamo, istituzionale, non solo è la delegata alla ricerca del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Siena, ma è anche la delegata al placement, e quindi è ovvio che la prospettiva professionale degli studenti è uno dei principali pensieri nel suo lavoro, no? Quindi quando si fa ricerca, lo dico da partire dalla mia esperienza, ci si domanda sempre: ma questo che sto facendo, quello che sto trovando, come può diventare utile per il territorio, come può diventare utile per i miei studenti? E credo che quando poi dopo si hanno anche delle responsabilità istituzionali, questo inizia anche a diventare un lavoro di sintesi che si cerca di fare tra questi vari aspetti. Allora, professoressa Morbidelli è una biologa di partenza, una laurea in biologia, ha conseguito un dottorato in farmacologia e tossicologia nel 91 e poi è stata ricercatrice, attualmente professora associata a Siena, fin dal 2002. È nel Comitato di Ateneo per la ricerca etica nelle scienze umane e sociali, e l'attività di ricerca, è impressionante ascoltare questa attività di ricerca, perché sembra che sia veramente al lato rispetto a quello che abbiamo trattato fino adesso, ma ho scoperto che ci sono tantissimi aspetti sia trasversali che di integrazione tra vari aspetti della ricerca che emergeranno proprio nella lezione di oggi, perché la sua attività di ricerca, che viene finanziata da fondi sia europei, internazionali, che da enti nazionali, verte sullo studio dei meccanismi molecolari dell'angiogenesi, con potenziali risvolti terapeutici nell'ambito di patologie cardiovascolari, oculari e neoplastiche. Abbiamo parlato di agricoltura di precisione come di un nuovo paradigma che ha a che fare con la sostenibilità. Tutto questo ha a che fare con la salute umana, ovviamente. Quindi qui il legame diventa più interessante, ancora più profondo da un certo punto di vista. E quindi le linee di ricerca poi attive, quelle che ci illustrerà anche, riguardano la caratterizzazione farmacologica di safety di nuove molecole di sintesi e naturali nei processi di angiogenesi, disfunzione endoteliale e di biomateriali,
con un potenziale utilizzo nella medicina estetica e rigenerativa. È di interesse anche lo studio di stimoli meccanici sulle funzioni endoteliali di cellule stromali, come assenza di gravità, laser, nanoparticelle. Quindi si va veramente su una ricerca che per un banalissimo economista agrario come me, però è veramente una ricerca di frontiera e che invece informa molto anche il lavoro che dobbiamo fare noi economisti agrari. Quindi lascio, dopo questa lunghissima introduzione, lascio la parola a Lucia, che ringrazio per essere qui stasera. Sarà la possibilità ovviamente di fare le domande in chat, però direi di far parlare Lucia per 40 minuti e poi alla fine faremo a lei tutte le domande tutte insieme, va bene? Prego Lucia, grazie. Benissimo. Allora, innanzitutto mi scuso, leggo il video perché la linea ovviamente è quella che è. Benissimo. Vedi? E apro la presentazione, chiedo conferma anche della visione della presentazione. Sì, Sì, si vede. vediamo. Ecco, perfetto. Perfetto. Allora, innanzitutto ringrazio Alessio per la presentazione, quindi non sto a dire chi sono, quindi vi parlerò di innovazione agribusiness e vi darò soprattutto degli esempi di quello che è l'attività di ricerca del nostro dipartimento, quindi il dipartimento a cui appartengo, Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Siena, nel settore appunto dell'agribusiness, soprattutto quelli che sono i risvolti e il trasferimento tecnologico della ricerca di base. Il Dipartimento di Scienze della Vita è un dipartimento che è composto da docenti che abbracciano tutti i settori bio, quindi della biologia. Il Dipartimento infatti studia quelli che sono gli organismi viventi, tutti gli organismi viventi a partire dai microbi all'uomo, compresa la struttura, la funzione, lo sviluppo, la patologia, come questi poi possono anche partecipare ovviamente ai processi patologici, l'origine e l'evoluzione degli organismi, la distribuzione e la classificazione tassonomica, quindi molti gruppi si occupano proprio di biologia di base, e come gli organismi viventi, uomo compreso, ovviamente interagiscono con l'ambiente. Quindi intendendo anche quei settori, come per esempio quello mio a cui appartengo, che è della farmacologia e tossicologia, in cui ovviamente interagiamo con l'ambiente, per esempio sia traendo dei principi attivi, quindi dei principi salutistici e salutari per la nostra appunto vita, ma anche che riversiamo nell'ambiente, quindi gli aspetti poi della ecotossicologia. All'interno del Dipartimento, questo è ripreso proprio dal nostro sito web, abbiamo quindi queste importanti aree, ci siamo un po' classificati come aree di ricerca. L'area di ricerca si occupa di biodiversità, conservazione e qualità ambientale, la biologia e fisiologia della riproduzione, soprattutto sia animale che vegetale, l'igiene, la biologia molecolare e cellulare e poi il gruppo della farmacologia e della tossicologia. La nostra formazione biologica ci porta ad essere quindi esperti della biologia e quindi dal punto di vista didattico siamo in grado di sostenere il corso di laurea triennale in scienze biologiche, due corsi di laurea magistrale, uno che è di biologia e che verte soprattutto sulla biologia molecolare e cellulare, e un nuovo corso che è di nuova istituzione, che è sempre di una magistrale di Biodiversity Conservation Environmental Quality in inglese, di nuova istituzione. A questo poi, oltre a questi corsi tipicamente biologici, ovviamente contribuiamo e siamo ovviamente i proponenti del corso di agribusiness, che è l'oggetto ovviamente dell'interesse di questa iniziativa. Contribuendo quindi con le nostre competenze biologiche e poi appunto lavoriamo in associazione con altri dipartimenti su altri corsi di studio. Quindi quello che voglio mostrarvi oggi è una carrellata di linee di ricerca che riguardano soprattutto la prima area, quindi quello che riguarda la biodiversità, conservazione e environmental quality e qualità ambientale, se vogliamo tradurla in italiano.
che hanno a che fare con l'agribusiness, quindi con i sistemi agricoli, con l'agronomia e con ovviamente la biodiversità, e come questo è importante nell'ambito della conduzione delle aziende agricole. Quindi tutte le competenze del Dipartimento che concorrono appunto a dare dei miglioramenti, dei suggerimenti per la conduzione appunto agricola. Partiamo da un primo gruppo di ricerca. Questo è un gruppo di ricerca molto attivo, si identifica con la sigla FOLIA, quindi Food Laboratory and Innovation and, for Innovation and Agrobiodiversity, che è condotto dal professor Giampiero Cai. Quindi questo è un gruppo, vedete, composito, che ritroviamo poi questa dicitura, questa sigla FOLIA nelle varie diapositive per identificare il loro interessamento nelle linee di ricerca. Un primo esempio di attività in cui questo laboratorio è coinvolto è quello, appunto, vi riporto, quindi una serie di diciamo, attività di ricerca identificate con dei nomi brevi dei progetti di ricerca, quindi Modo Livi, per esempio. In queste diapositive vedete poi quelli che sono i partecipanti. Vi faccio notare che spesso abbiamo entità pubbliche, quindi altri dipartimenti o altri atenei, o addirittura delle aziende private, quindi che sono attivamente coinvolte nella ricerca, e quindi in cui c'è necessità appunto di innovazione, in cui poi abbiamo le ricadute e il trasferimento tecnologico direttamente nel corso del progetto stesso. In queste diapositive poi ho spronato i docenti che ovviamente le hanno preparate a mettere anche il finanziamento, perché come sapete chi fa ricerca all'università ha bisogno di finanza, ha bisogno di soldi, di finanziamenti, e quindi applichiamo con questi progetti a dei bandi che poi hanno appunto possono avere successo e quindi ci permettono di ottenere dei risultati che siano poi applicabili. Quindi in questo progetto, per esempio, Modo Livi è riportato un esempio di economia circolare, quindi una possibilità di riutilizzo dei prodotti di scarto della lavorazione dell'olio, quindi produzione olearia negli oliveti, per esempio la sanza, che può essere riutilizzata come fertilizzante, quindi fa parte poi del compostaggio. Attraverso però un'attenta analisi chimica e un biorisanamento. La sanza e le acque di lavaggio anche delle olive, delle foglie, se riversate direttamente nel terreno, in realtà sono degli sterilizzanti, hanno un contenuto di polifenoli, di questi principi attivi, talmente elevato da essere deleterie per il territorio. Quindi è necessario un intervento, quindi un'analisi chimica, un controllo, in modo tale da, per esempio, introdurre una biomassa, quindi dei batteri o dei funghi che possano degradare i polifenoli e quindi rendere questo prodotto appetibile per il terreno, quindi non tossico per i microrganismi buoni o per le piante, ovviamente, che poi possono in realtà trarre vantaggio da questo prodotto. Questo quindi è un vecchio progetto. Un altro progetto, quindi vedete, vi faccio questi esempi. Un altro progetto invece è questo che è chiamato All in Polly. Questo invece si basa sulla possibilità di utilizzare dei droni, quindi una impollinazione artificiale, per migliorare quella che è la impollinazione delle piante in cui si ha una bassa allegazione, quindi in cui veramente non è facile la impollinazione incrociata, quindi in questo caso si può intervenire in maniera artificiale. Come vedete, questo progetto di nuovo che ha visto molti partecipanti dimostra che si ha un 20-25% in più di produttività con questi cambiamenti. Sempre lo stesso laboratorio, Innovo Cereali, quindi già il nome ci dice l'innovazione, quindi la produzione sono risolvere delle problematiche legate alla produzione del frumento duro e tenero coltivato nella provincia di Siena, in modo da migliorare la performance. Quindi in questo caso si lavora su quelle che sono le pratiche agricole, sui sistemi di stoccaggio, in modo da avere di nuovo una migliore resa e anche la migliore
proprietà dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche del prodotto e in un'ottica appunto di sostenibilità ambientale, quindi che fa sempre da riferimento in queste linee di ricerca. ISIDE è un altro invece tipo di progetto in cui si cerca appunto di migliorare quelle che sono le caratteristiche di coltivazione delle clementine, per esempio, quindi studiando quelli che sono i meccanismi che controllano la incompatibilità nella clementina, ma anche nel pero, e quindi utilizzando una serie, come vedete qui, una lista di approcci estremamente innovativi che fanno parte della biologia, quindi dei sistemi poi integrati e molto complessi, in modo appunto da trovare quelli che sono i migliori incroci e quindi di nuovo contribuire a una gestione sostenibile del frutteto. Questo è un progetto che invece è praticamente appena terminato perché è un progetto finanziato dal Ministero dell'Università e Ricerca, un PRIN, quindi dell'università appunto ci piacciono tanto le sigle, quindi è un tipo di finanziamento previsto appunto dal Ministero, sempre su bando competitivo. Questo altro esempio invece è di un progetto che è stato finanziato invece da un istituto straniero, quindi Luxembourg Institute of Science and Technology, quindi in questa la ricerca coinvolge, come vedremo anche dopo, delle collaborazioni internazionali, quindi non ci fermiamo al territorio, non ci fermiamo alla regione, ma si va anche fuori. E in questo caso è la possibilità di sfruttare una pianta che è l'ortica, che è, sapete, una pianta invasiva, nota per le sue caratteristiche di pungenza, che è molto abbondante in natura, ma che in realtà si dimostra una pianta capace di produrre una grossa quantità di fibra, per cui è utile la sua caratterizzazione, di nuovo dal punto di vista chimica, l'analisi strutturale per ottenere una serie appunto di fibre poi impiegabili nelle industrie tessili e del biocomposito. Quindi è veramente un'innovazione, un recupero, un utilizzo di una pianta che in realtà è nociva, non serve, ma che in realtà può sostituirsi alle fibre di vetro che sono dannose o alcune fibre di plastica che sappiamo bene appunto possono per l'inquinamento e la degradazione che non avviene in maniera ottimale. Una delle ultime ritrovati che ci vedono anche noi farmacologi e tossicologi coinvolti è quella del distillato di legno. Distillato di legno è un tipo di prodotto naturale che praticamente si comporta da corroborante, quindi da stimolante per le colture vegetali. È un esempio anche questo di economia circolare, di sostenibilità, perché si tratta di un prodotto liquido che viene ottenuto per pirolisi in opportuni impianti degli scarti della lavorazione da piante o arboree, per esempio dal castagno, che vengono quando incontro quindi a questo processo di pirolisi, quindi si ha un'estrazione, una distillazione di un preparato che poi viene fatto decantare e che diventa un prodotto estremamente ricco di componenti tanniniche e polifenoli e che si comporta quindi da veramente stimolante per la componente vegetale. Il professor Stefano Loppi è il docente che si occupa di questi tipi di progetti. Qui sono riportati alcuni progetti che sono stati scritti proprio negli ultimi mesi. Il distillato di legno è un prodotto già vendibile, quindi è un prodotto che è già sul mercato, che è possibile trovare in commercio e che viene proposto in questo progetto per sostenere, per stimolare i meccanismi di difesa endogeni e esogeni negli olivi, quindi in condizioni controllate, quindi presso delle aziende agricole selezionate, verranno appunto coltivati e trattati delle cultivar di olivi che sono già in aziende di tipo biologico, coltivate quindi a biologico, e i dati preliminari indicano anche su altri tipi di colture che l'utilizzo del distillato di legno può addirittura sostituire completamente i trattamenti a base di rame, quindi con delle ricadute importanti dal punto di vista ecologico e ambientale. Quindi in questo caso si
cercherà di capire se effettivamente si riesce a promuovere l'utilizzo di questa sostanza e con una coltivazione pienamente biologica. E quindi nell'ottica poi che viene indicata anche dalla Comunità Europea della politica farm to fork, quindi della produzione direttamente dal campo, dalla fattoria appunto alla tavola in maniera sana e rispettosa anche per l'ambiente. Quindi anche in questo caso il progetto prevede delle collaborazioni con le tre università toscane, il coinvolgimento con Diretti Arezzo e anche noi tossicologi che siamo interessati a valutare per esempio, la sicurezza di questi prodotti, quindi nuovi prodotti che vengono immessi sul mercato sono sicuri anche per l'operatore, quindi un occhio attento alla coltivazione che viene trattata, all'ambiente che non viene riempito di prodotti chimici, ma anche all'operatore ovviamente che deve manipolare in sicurezza questi tipi di prodotti. Di nuovo il distillato di legno. Viene proposto anche in un progetto di più ampio respiro, quindi una collaborazione con l'Università di Lisbona e quindi per poter capire se è applicabile anche sia come biostimolante che biopesticida in una serie di piante di interesse agronomico coltivate nel Mediterraneo, quindi a veramente allargare quindi l'orizzonte non solo a livello quindi toscano e nazionale, ma anche a livello più internazionale, quindi per trovare anche una fonte di mercato ovviamente dei prodotti. Anche questo è un obiettivo di trasferimento, trovare effettivamente cosa vendere e dove vendere un prodotto se è ovviamente promettente, se ha una serie di caratteristiche positive. Oltre al distillato di legno, le imprese ovviamente si trovano a collaborare con noi, sono interessate anche ad altri tipi di prodotti, come per esempio il biochar. Biochar appunto è un prodotto ottenuto di nuovo per pirolisi controllata in opportune ovviamente, strumentazioni con opportune metodiche, a partire dagli scarti, in particolare le ossa, della macellazione, sia dei piccoli e grossi animali. Le ossa sono calcolate come buona parte del peso dell'animale, ovviamente della macellazione, che deve essere smaltito, quindi è un peso economico e un peso, diciamo, anche ambientale importante, quello della rigenerazione, dell'utilizzo, del smaltimento di questo tipo di rifiuti. Avendo la composizione delle ossa, ovviamente circa il 30% è costituito da fosforo, si è pensato appunto di utilizzare questo prodotto in agricoltura, quindi sostituendosi, andando a sostituirsi ai fertilizzanti organici a base di fosforo, che praticamente o sintetici, che si ritrovano appunto oggi ampiamente utilizzati. Quindi, siamo in questo momento in questo tipo di progetto e all'inizio è in messa a punto quello che è il reattore specifico per questo tipo di biochar. Si sta praticamente anche in questo caso il gruppo sta lavorando per l'utilizzo su vari tipi di, ovviamente, di colture vegetali e di nuovo sarà interessante vedere quello che è l'aspetto di sicurezza dal punto di vista tossicologico nell'ambiente e anche negli operatori. Una interessante applicazione poi è anche quella di unire i due tipi di prodotti, per esempio il biochar e il distillato di legno, quindi uno utilizzato come ammendante e l'altro come biostimolante e biopesticida, in colture tipiche della regione toscana, come i ceci piccoli della Retina, della Valdichiana, quindi una specie tipica della Toscana, in modo proprio da veramente unita poi a tutte quelle che è delle tecniche anche innovative, l'intelligenza artificiale, di imaging, di machine learning e big data, quindi l'unione di tutta una serie di metodiche estremamente innovative e complesse, in modo appunto da garantire la prevenzione delle patologie in queste specie così particolari e di aumentare e valorizzare quella che è la agrobiodiversità locale della Toscana. Quindi anche questo è un progetto praticamente in corso di espletamento. Relativamente ai prodotti tipici della Toscana,
Il gruppo di ricerca appunto dei botanici, quindi sono qui vi segnalo Claudia Angiolini, Ilaria Bonini, Stefano Loppi e Simona Maccherini come docenti, ovviamente sono interessati alla valutazione e alla misura della biodiversità sia nell'ambiente diciamo selvatico che nei campi coltivati. Questo perché? Perché è stato visto che pratiche agricole molto invasive, molto pressanti, sono praticamente a scapito della biodiversità, cioè riducono la biodiversità. E quindi questo vuol dire sia dal punto di vista delle piante vascolari, degli insetti, dei batteri e dei funghi. Questo si traduce in qualcosa di negativo per le colture, perché abbattere o ridurre notevolmente la biodiversità vuol dire, soprattutto per esempio per gli insetti impollinatori, avere una perdita degli insetti impollinatori. Quindi ridurre troppo, insistere troppo sulle coltivazioni dal punto di vista appunto delle sarchiature, del diserbo, delle fertilizzazioni chimiche, porta poi a un abbattimento, sappiamo bene, anche degli insetti impollinatori come le api, e questo veramente si traduce poi anche in una riduzione della resa delle specie invece economicamente rilevanti. Quindi c'è uno studio e una validazione, di nuovo con dei progetti finanziati, su quella che è l'importanza del mantenere la biodiversità anche nei campi coltivati. Innovazioni, queste sono appunto quindi la lista dei progetti, diciamo, che più hanno a che vedere con l'agronomia e con il lavoro sul campo. Ci sono poi una serie di progetti che riguardano la tracciabilità e la valorizzazione dei prodotti alimentari, quindi di interesse alimentare dell'industria alimentare, e anche una serie di metodiche o di innovazioni di ricerca che riguardano una implementazione delle caratteristiche nutraceutiche dei prodotti alimentari. Qui vi ho riportato di nuovo una carrellata di progetti, sempre dal gruppo di ricerca Folia. Abbiamo NoBret, questo è un progetto finanziato dalla Regione Toscana, volto a monitorare sia a livello appunto del campo, appunto delle vigne, nell'uva e poi nel prodotto finito nel vino, la presenza del microrganismo Brettanomyces bruxellensis, che è responsabile della presenza di lotti di vino difettosi, quindi che non sono ottimali come palatabilità e sapore. Quindi vedete di nuovo appunto i finanziamenti e le aziende agricole che hanno partecipato e partecipano a questo importante progetto. Quindi controllare la filiera di nuovo dal field, dal campo alla tavola. Questo è un obiettivo su cui si basa appunto questo e altri progetti, così come anche quella che è la tracciabilità e il riconoscimento di specie più particolari, tartufo bianco pregiato. Quindi è possibile fare delle analisi di tracciabilità proprio genetica del DNA, quindi analisi del DNA del tartufo, sia nell'alimento fresco che nell'alimento processato, risalendo così alla specie o addirittura a quello che potrebbe essere anche la localizzazione di produzione. Quindi in questo modo questo è importante ovviamente per tracciare gli alimenti, per controllare le frodi alimentari e infine anche per valorizzare il prodotto differenziandolo appunto da quanto riguarda la zona di produzione. La Toscolata, che questo è un vecchio progetto in cui si è cercato, riguardo appunto la valorizzazione di alcuni prodotti toscani, quindi frutti essiccati, olio d'oliva o olio di camelia, da aggiungere alla cioccolata, quindi in modo da avere un prodotto con un più alto potere nutritivo, quindi arricchito di nutraceutici. E i nutraceutici sono quei prodotti di derivazione vegetale o animale, in questo caso si parla molto spesso di prodotti vegetali, che hanno un effetto protettivo sui nostri sistemi, prevalentemente il sistema cardiovascolare, e che quindi è bene che siano mantenuti nei prodotti o in alcuni casi addirittura aggiunti, come vedremo dopo.
C'è una valorizzazione anche delle specie autoctone, quindi le varietà autoctone di pesche o di mele o di ciliegie. Queste vengono appunto relativamente alla provincia di Siena o alla Toscana, appunto più in generale, che ovviamente vengono valutati per il contenuto di polifenoli. Quindi questi polifenoli ricorrono sempre, sono queste molecole, attività antiossidanti, vi ho riportato appunto una tipica struttura molecolare. Che si dimostra avere notevoli proprietà protettive per i nostri sistemi, sistema nervoso, sistema cardiovascolare. Quindi la caratterizzazione e il recupero anche di queste specie, ovviamente di queste varietà locali, può permettere anche una iscrizione nel repertorio regionale e quindi una implementazione nella loro coltivazione, quindi con una valorizzazione ulteriore. Questo riguarda infatti le ciliegie, un progetto che riguarda appunto un dottorato di ricerca. Vedete poi anche il dottorato di ricerca che quindi è una fase di studio, dopo la laurea appunto si rimane in università e si lavora facendo appunto dottorato di ricerca. I dottorati di ricerca possono avere come obiettivo proprio quello di caratterizzare appunto alcune varietà proprio per le loro caratteristiche salutistiche, quindi alla fine per valorizzare proprio le varietà locali. E questo di nuovo avviene grazie anche alla collaborazione di nuovo con altre università o con gli istituti esteri e nell'ambito anche di finanziamenti regionali come quello del Giovanissi. Un'altra idea progettuale, anche questa è importante, è l'introduzione nelle coltivazioni locali di una pianta che in realtà viene da altri continenti come il goji, quindi è una pianta di interesse notevole perché ha un alto contenuto di nuovo di nutraceutici e di composti bioattivi. Si riesce a coltivare in Toscana, però è necessario ovviamente caratterizzare quella che è la composizione, le caratteristiche, e quindi ovviamente questo è di nuovo un esempio di un progetto di dottorato può avere questa finalità, quindi la valorizzazione di un prodotto, di un nuovo prodotto che può essere coltivato, quindi un prodotto innovativo che può essere coltivato anche nelle nostre zone. Drago invece è un progetto sempre del laboratorio Folia, quindi diretto dal professor Cai, che invece è diretto a praticamente fortificare i prodotti che già sono di partenza toscani, quindi l'unione di quello che sono i grani antichi, quindi l'utilizzo, il riutilizzo o rimesso in commercio dei grani antichi e la loro fortificazione nel prodotto finale, del prodotto alimentare con olio d'oliva o con estratti di carota, in cui appunto si ha un aumento importante di quelle che sono le capacità antiossidanti, il contenuto di vitamine e quindi una biofortificazione del prodotto finale, quindi che poi arriva direttamente sulla tavola. Quindi anche questo è seguire quindi la filiera, come vedete, di nuovo dal campo, dalla coltivazione fino alla tavola. Abbiamo poi un altro gruppo importante nel Dipartimento, costituito dalle dottoresse Vignani e Scali, si occupano anche loro di biodiversità agraria. Loro hanno la loro attività rientra anche a far parte di un servizio di genomica, quindi nella SERGE, quindi con veramente espansione anche di tipo imprenditoriale. E in questo caso le terre di Toscana, filiere appunto agroalimentari uniche è il loro titolo, i loro metodi si basano di nuovo con approcci multipli. Come avete visto in tutti questi progetti l'approccio è sempre multiplo, multidisciplinare all'interno del gruppo, quindi c'è un'analisi molecolare degli acidi nucleici, quindi proprio per il riconoscimento delle singole specie, l'analisi chimica su quelle che sono le caratteristiche nutrizionali e nutraceutiche, e a queste si aggiungono, il loro gruppo sta lavorando anche sulla componente biotecnologica, quindi la possibilità di isolare anche delle cellule, di fare delle culture in vitro delle specie vegetali per poter fare appunto ulteriori valutazioni. Quindi di nuovo gli obiettivi sono quelli della tracciabilità,
della caratterizzazione funzionale e del controllo ambientale appunto delle piante. Questo sia sulla componente vegetale, sia sui prodotti finali, quindi sia veramente bevande che cibo appunto finale, ma anche sulla componente animale, cosa che fino ad ora non abbiamo considerato. Quindi i loro progetti sono stati anche oggetto ovviamente di premiazioni, le terre del vino, quindi prodotti di caratterizzazione della biodiversità viticola, quindi Senarum Vine e Archeovino, quindi anche questo il recupero, la collaborazione anche con dipartimenti di scienze storiche e beni culturali, quindi il recupero di specie ovviamente che ovviamente non antiche e ovviamente con relative pubblicazioni. E poi la possibilità, questo è importante, la possibilità di applicare delle metodiche di nuovo innovative per la tracciabilità sia delle specie animali come la cinta senese nelle carni, anche nel prodotto finale, capire se effettivamente in un salame, per esempio, quanta percentuale di cinta senese è presente rispetto al totale della carne o se effettivamente un prosciutto è di cinta senese, ovviamente. Questo si può fare grazie all'analisi del DNA di questi marcatori specifici che sono i microsatelliti, che sono piccole sequenze ripetute, che sono le stesse che vengono utilizzate nella medicina di precisione per l'analisi del, per esempio, dei sottotipi tumorali. L'analisi di questi microsatelliti permette quindi l'individuazione, la tracciabilità e l'individuazione di frodi riguardo alla cinta senese, ma anche quello che è il progetto Wine Finger, quindi l'impronta appunto del vino e o la caratterizzazione di specie, di vini pregiati come appunto il Montalcino o la Vernaccia di San Gimignano. Questo poi riguarda anche i grani teneri di Siena, quindi anche di nuovo il recupero di specie di grani appunto antichi e questa appunto è l'attività delle colleghe. Ci stiamo muovendo verso la parte invece più zoologica, quindi abbiamo un gruppo di zoologi costituito dai professori Carapelli, Nardi, Fanciulli e Frati, il nostro rettore, che hanno messo a punto delle metodiche di nuovo genetiche, di barcoding, quindi di individuazione di alcuni geni, quindi di sequenziamento di geni specifici dei mitocondri che riescono ad essere specifici per la specie, cioè specie specifici. E questo per esempio permette di identificare la specie di provenienza di piccoli frammenti di tessuto, per esempio, che non sono più parte del pesce, ma per esempio dei filetti di pesce in cui non è più possibile l'identificazione morfologica, attraverso l'analisi del DNA è possibile capire se si tratta effettivamente del pesce che stiamo comprando oppure no. E questo ha permesso, grazie anche alla collaborazione con, per esempio, la grande distribuzione, di individuare delle frodi di sostituzione e con una risoluzione ottima. Per esempio, filetti venduti come cernia, un certo numero di campioni risultavano essere sostituiti invece da altre specie che hanno più basso valore. E lo stesso il barcode, queste metodi di tracciamento di barcoding permettono anche di identificare delle frodi nella filiera dei crostacei, quindi di nuovo di interesse commerciale. Si segue appunto la produzione dalla terra alla tavola anche con questo progetto BASIC, quindi è una valorizzazione dei prodotti della bottega alimentare e quindi la filiera ortofrutticola a basso impatto ambientale e costituita prevalentemente da varietà autoctone, quindi di nuovo vari collaboratori a questo progetto. E per ultimo alcuni spunti di ricerca di base finalizzata, quindi come ve li rammento, quindi sono studi in cui ancora non c'è una diretta applicazione, ma che sono importantissimi per capire meccanismi di risposta delle piante a degli stress in termini di sopravvivenza, in termini di produzione dei principi attivi e anche per capire quali sono le specie migliori che possono essere ulteriormente utilizzate o incrociate per appunto sopravvivere a degli stress. In particolare sono in studio stress di tipo luminoso, soprattutto l'esposizione ai raggi ultravioletti
prolungati, quindi lo stress è importante se si considera appunto soprattutto aree geografiche di confronto come Toscana e Sicilia, stress idrici, quindi la mancanza di acqua, quindi situazioni di carenza di acqua che si sta verificando, si può verificare visto appunto l'innalzamento in generale della temperatura della terra, quindi come questo cambia le caratteristiche della pianta e quali sono quindi le piante, i tipi di cultivar che sono più adatte a resistere a questa carenza. Anche appunto stress idrici, per esempio nel pomodoro, o stress di tipo termico, quindi un priming, per esempio, come veramente una sorta di pretrattamento può dare una memoria alla pianta per sopportare ulteriori stress. Quindi questi sono tutti progetti che sono in corso, così come in corso dal punto di vista zoologico, dal punto di vista della zoologia, sono in corso progetti di tracciamento di quelli che sono i movimenti e la distribuzione di specie invasive, soprattutto di insetti nocivi per l'ambiente agricolo, per le colture, perché è in grado di creare danni, e quindi come seguire come queste specie invasive, ad esempio, sono la mosca dell'olivo oppure la mosca bianca del tabacco o le specie appunto di insetti, in particolare interesse se riguarda gli insetti che riescono a parassitare appunto il cece o la lenticchia o lo stesso coleottero giapponese, quindi la coccidia giapponica, come si muovono a livello mondiale, quali rotte seguono e quindi questo per un controllo anche dell'infezione nelle nostre zone e come limitare l'infezione soprattutto con certi tipi di movimenti di merci o di prodotti alimentari o altro. Ho terminato il mio tempo, spero che mi abbiate seguito, che l'audio mi abbia supportato e vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile ovviamente per domande. Lucia, grazie, grazie a te veramente per una panoramica incredibile di tutti i progetti che vedono coinvolte le imprese nella sperimentazione, nell'utilizzo delle innovazioni che vengono co-create tra il dipartimento vostro e varie realtà. Io sono rimasto, intanto invito tutti insomma, a cogliere l'occasione di fare domande alla professoressa Morbidelli. Sono rimasto colpito da due aspetti fondamentali. Il primo, la ricchezza degli enti finanziatori, perché abbiamo visto che ci sono progetti finanziati dal PSR, ma anche da programmi o da fondazioni private a livello internazionale. Quindi è evidente che il dipartimento è sicuramente un nodo di una rete che mette insieme il locale e l'internazionale. Come dicevi anche, e questo è un interesse ovviamente anche da un punto di vista commerciale, perché quando parlavi del lavoro sul distillato del legno, hai posto una domanda: dove vendere e come vendere un prodotto con il distillato del legno? E parlavi del Mediterraneo, no? Per esempio. Questo è molto importante anche per il lavoro che sta facendo l'Università di Siena con Santa Chiara Lab sul progetto prima, sul programma prima. E Certo. quindi, no, per me, che sono un economista agrario, è anche interessante capire poi come approcciare le aziende, come arrivare, perché parlavi di multidisciplinarietà, la seconda cosa, come arrivare a coinvolgere anche l'aspetto economico e quindi arrivare all'impresa, come arrivare a un'adozione poi di quell'innovazione che si è diffusa. Qui si aprono tantissime domande per me di ricerca, ma per gli operatori anche probabilmente di Collaborazione. interesse, sì, per capire come collaborare tra l'università Certo. poi e le imprese. Dal punto di vista tuo, quindi questa è una sintesi, la cosa che mi ha colpito di più, ma dal punto di vista tuo personale, anche come delegata poi sia alla ricerca che al placement, l'approccio con le imprese, come va? Quali sono le frizioni, le difficoltà e magari dove si trovano le imprese? Si presentano le imprese, si parte da un rapporto personale, perché su questo credo si possa fare anche un lavoro, secondo me. Sì, So per... allora, per esperienza personale, Zanni lo sa, sono anche sta, insomma, sono ancora
socia di un'impresa di uno spin-off non molto felice, però devo dire che lo sforzo di rapportarsi con le imprese è basato molto da una parte sulla pubblicità, ovviamente, o sulla promozione che possiamo fare delle nostre ricerche, quindi la divulgazione, la presenza sul territorio, ma molto spesso si basa su conoscenze personali che poi richiamano altri, quindi si crea poi una rete di conoscenze che si allarga sempre di più, però almeno per mia esperienza personale, da quello che vedo anche dai colleghi, molto spesso si parla dall'amico, dal vicino che uno conosce, con cui è cresciuto, con cui fa anche altre cose, e poi da lì si apre la rete. E questo ovviamente sta diciamo, all'iniziativa del singolo docente, non c'è una ricetta per questo, però No, appunto su penso le due questo. cose importanti sono sapersi vendere, quindi sapersi promuovere, saper fare divulgazione, essere sul territorio, essere presente sul territorio e dall'altra poi mettere a frutto tutto quello che abbiamo di conoscenze personali. Certo. Questo sì. E questo credo sia appunto il senso anche di un intervento come quello che hai fatto, con una carrellata di progetti, anche quello di proporre sia agli studenti di diventare protagonisti in questo percorso di didattica e di ricerca, ma dall'altra parte anche alle imprese che partecipano a questi webinar. C'è la possibilità anche di venire a chiedere in dipartimento e di venire a stimolare anche un dialogo e ulteriori ricerche. Quindi credo che da questo punto di vista sia stato veramente interessante il tuo intervento. Io credo che se non ci sono domande particolari Bene, c'è la di massima disponibilità approfondimento. ad accogliere. Bene, bene. Quando accendi il video, Lucia, c'è sempre il problema Dicevo, c'è la massima dello stacco. disponibilità del dipartimento ad accogliere. Certo, Sì, è la massima disponibilità chiarissimo. ad accogliere proposte e a discutere questo su qualunque Benissimo. aspetto. Grazie mille. Grazie, Lucia. Quindi credo che anche alcune cose che ha detto Lucia abbiano lanciato un po' anche l'intervento del professor Zanni. L'intervento del professor Zanni di Lorenzo aveva un titolo che è Nuove imprese, nuovi imprenditori nel settore food. L'introduzione che potete trovare anche sul sito del Siena Food Lab. Diceva, alcuni casi aziendali del settore agri-food riguardanti l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche, digitali e non, in imprese agricole già attive e la nascita di start-up spin-off che impiegano soluzioni innovative in ambito agricolo, agri-tech. Ora, Lorenzo su questo ha una, diciamo, una lunghissima esperienza, sia per la materia in sé che insegna, per diciamo, le tematiche proprio della sua materia, che è economia e gestione delle imprese, ma anche per il ruolo che ha rivestito e riveste per il Neo Senese da diversi anni. Lorenzo ha svolto attività di docenza presso l'Università del Molise, dell'Università di Firenze, infatti l'ho incontrato quando era docente all'Università di Firenze, e dal 2001 è professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università degli Studi di Siena, dove insegna marketing internazionale e international management. Appunto è delegato attualmente del Rettore di Siena al trasferimento tecnologico, autore di 100 più di 100 pubblicazioni in lingua italiana e in inglese su riviste italiane, su libri, riviste italiane internazionali. Ha una grandissima esperienza nell'ambito del vino, ha fatto moltissime ricerche in questo ambito e mi fa piacere leggere le sue ricerche che spaziano appunto dai temi della sostenibilità a quelli del comportamento del consumatore. Quindi lascio a te Lorenzo la parola ringraziandoti per questa tua disponibilità. Grazie Alessio, buonasera a tutti. Anche io adotto lo stesso schema, cioè facciamo 45 minuti di presentazione rapida e poi le domande eventualmente in fondo. Allora, come ha detto Alessio, io sono uno studioso di management e marketing e quindi il punto di vista del mio intervento riguarderà alcune domande.
In particolar modo, che ruolo hanno le nuove tecnologie Industria 4.0 nelle piccole e medie imprese in Italia? Noi analizziamo il settore dell'agri-food, ma è un problema generale di recepimento di queste tecnologie nelle piccole e medie imprese. In particolar modo, quali sono le principali criticità? Poi approfondisco alcuni esempi di tecnologie 4.0 nel mondo del vino, da un punto di vista di come si cerca di coniugare tradizione e innovazione. La digitalizzazione può cambiare moltissimo le strategie delle imprese e che relazione esiste tra digitalizzazione e sostenibilità ambientale. E poi farvi un paio di esempi di nuove imprese agritech e di nuova imprenditorialità nel settore agroalimentare. Uno di questi spin-off, ad esempio, è stato già ricordato da Lucia. Ovviamente è molto fitto, io vi farò soprattutto degli esempi riguardanti dei casi. In particolar modo, allora, le unità di indagine sono all'inizio a livello intersettoriale, qual è l'impatto di Industria 4.0 nelle PMI e con particolare riferimento al mondo agricolo. Analizzerò tre casi di aziende vitivinicole che hanno implementato strategie di digitalizzazione e l'utilizzo di tecnologie 4.0. Caprae, quindi siamo nel territorio del Sagrantino di Montefalco, San Felice, quindi siamo nel Chianti Classico, e Banfi, che è nella zona di Montalcino. E poi farò un paio di esempi di due spin-off dell'Università di Siena, che sono Indaco 2 e Siena Bioactive. Allora, per caratterizzarvi un po' il tema, io so che avete avuto dei tecnici, quindi a me mi interessa qua farvi alcune riflessioni di carattere manageriale, economico-manageriale. Quali sono i caratteri e le specificità dell'introduzione di tecnologia Industria 4.0? In questo caso io ho gestito per la regione toscana una ricerca che ha intervistato più di 500 piccole e medie imprese, in settori tradizionali, sono però settori industriali, quindi attenzione, non sempre quello che si vede nel settore industriale si può applicare al mondo dell'agricoltura. Però normalmente noi abbiamo visto che c'è un certo ritardo nel recepimento delle sfide. Da una scala da 1 a 6, le aziende della Toscana si mettono tra un 2,6, quindi diciamo a metà classifica. Quali sono i fattori che possono incidere? Beh, anzitutto il settore, e quindi abbiamo dall'oreficeria alla chimica, al tessile, soluzioni tecnologiche diverse, quindi anche nel settore dell'agri-food, quello che te puoi vedere nel vino non è necessariamente lo stesso che puoi vedere in altri segmenti del mondo agricolo. Incidono i caratteri strutturali, quindi le aziende rispondono in maniera diversa a seconda delle loro dimensioni. Possono incidere fattori relazionali, come ha spiegato bene Lucia. Alcune aziende sono più aperte a collaborazioni con la ricerca, ma anche dipende dal posizionamento della filiera, quindi come le aziende si collocano nella filiera produttiva. E infine alcuni caratteri specifici aziendali, detti firm specific, che sono il tipo di risorse e competenza, come il management, che possono determinare le diverse adozioni delle soluzioni 4.0. Quali sono le principali criticità? Guardate, quando si parla di Industria 4.0, io so che avete avuto degli interventi di tecnici, quindi non sto a spiegarvi di nuovo cosa si parla di Industria 4.0, no? Sono le tecnologie abilitanti, appunto, dall'Internet of Things, la realtà virtuale, la robotica, tutta una serie di tecnologie abilitanti che possono andare a modificare i processi produttivi. Attenzione, qui non si parla di un singolo inserimento di una tecnologia, ma in realtà è un fattore molto più pervasivo che riguarda tutta la cultura dell'azienda e la catena del valore. Le policy, tipo il piano Calenda, hanno agito soprattutto in ambito produttivo, cioè hanno favorito soprattutto l'adozione di tecnologia, mentre però permangono più ritardi sul versante culturale. Pensate un po', quando noi abbiamo intervistato queste 500 aziende, un quarto degli intervistati non sapeva definire un modello di business, e nei modelli organizzativi, cioè cosa vuol dire? Che nell'ambito delle risorse umane e della formazione queste aziende fanno più fatica, cioè praticamente metti una tecnologia, ma se non hai adeguate modelli organizzativi e adeguate competenze, rischi di non poter sfruttare appieno queste tecnologie. Questo è per farvi il quadro di cosa emerge nelle piccole e medie imprese. Qui 421, in realtà poi ne abbiamo attivate altre 80 nel settore pelle, cuoio e calzature,
che vi fa vedere come si vanno a distribuire le, il livello di adozione. Ecco, siamo a un livello intermedio rispetto, diciamo, ai top performer. Diciamo, qui ci troviamo la Volkswagen, i modelli tedeschi, l'industria 4.0. Possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda dei punti di vista. Bene, proviamo allora ad andare a vedere cosa succede nel settore del vino. Beh, in questo caso noi sappiamo che il mondo dell'agricoltura è in ritardo rispetto all'industria, però negli ultimi tempi c'è un processo di adeguamento che sta avviandosi con un buon ritmo. Ad esempio, l'osservatorio Smart Agri-Food del Politecnico di Milano indicava nel 2020, che era comunque un anno segnato dall'emergenza Covid, un più 25, più 20% del mercato dell'Agri-Food 4.0. Quindi il mondo dell'agricoltura è partito, non è partito da ora, ma è partito già da un po' di tempo e sta rapidamente cercando di colmare. Che cosa ha fatto il Covid? Ha accelerato alcuni processi di digitalizzazione, soprattutto in alcuni ambiti, nelle relazioni a valle con il cliente. Pensate un po' all'introduzione dell'e-commerce e dei social media. Questo processo di digitalizzazione del processo di vendita, legato ovviamente al lockdown, non si poteva andare a vendere, e quindi alcune aziende hanno investito massicciamente nelle forme di digitalizzazione di e-commerce con impatti diversi sul loro fatturato. Si partiva da livelli molto bassi, quindi attenzione, un aumento del 100% dell'e-commerce può ad esempio spostare un margine di vendita che mediamente era del 2% a un 3-4%, quindi è ancora molto limitato il livello di vendita, ad esempio nel settore del vino dell'e-commerce, però sta crescendo. E sta cercando di recuperare dei livelli, ad esempio il settore moda è più avanti rispetto a quello del vino. Guardate, il messaggio che voglio dare è che il punto di arrivo non è necessariamente quello del livello 6, cioè dell'azienda tutta digitalizzata. Il settore dell'agricoltura ha delle sue specificità, anzitutto alcuni vincoli normativi, molte volte proprio l'appartenenza a determinati consorzi, specificità territoriali non permettono di modificare troppo determinati processi produttivi o le composizioni dei prodotti, e soprattutto il modello del business del Made in Italy, che privilegia modelli di produzione artigiani, molte volte no, cioè il fatto a mano, metodi di lavorazione tradizionale, non possono essere necessariamente sconvolti da una digitalizzazione molto spinta. Quindi si tratta molte volte di trovare un compromesso, no? Tra tradizione e innovazione che fa anche il successo del Made in Italy. Noi abbiamo fatto delle ricerche, ora alla fine troverete anche le reference di queste ricerche, sul settore del vino, quanto incidono le competenze organizzative e manageriali. Ricordatevi che nelle aziende vitivinicole il modello di business prevalente è quello di un'azienda familiare con processi che sono più guidati dalla passione che dal management vero e proprio che trovare nell'industria pesante. Questo lo dico perché a volte sono più le variabili sociali, l'intuito di un imprenditore, la voglia di mettersi in gioco, l'entusiasmo, ma anche processi di successione familiare, no? Dove certe forme di innovazione sono legate, ad esempio, perché le nuove generazioni stanno prendendo il posto delle vecchie. Quali sono le competenze organizzative che noi abbiamo visto? Qui abbiamo intervistato almeno 300 aziende nel settore del vino. Sono quelle di collaborazione tra fornitori partner, cioè più le aziende hanno collaborazioni con i propri fornitori, più hanno la capacità di migliorare le loro performance economiche legate a soluzioni di sostenibilità tecnologicamente avanzate e innovazioni di prodotto, cioè queste competenze di innovazione si legano anche a competenze tecnologiche quando si fa cambio di prodotto. Che rapporto c'è tra sostenibilità e digitalizzazione? Ecco, secondo noi è un rapporto molto forte. Noi l'abbiamo visto già a metà degli anni 2015. Noi curammo per il Forum della Sostenibilità del Vino una ricerca in collaborazione con Camero Rosso. Intervistammo più di 1.000 aziende del vino in Italia sulle tre dimensioni della sostenibilità, quindi economica, sociale e ambientale, talvolta anche per vedere il rapporto con la digitalizzazione. Ecco, qui bisogna andare a capire che relazione c'era tra le strategie di sostenibilità ambientale e le performance strategiche,
che erano, andando a vedere poi i dati di bilancio, c'erano correlazioni positive. Quindi chi aveva adottato soluzioni sostenibili aveva poi degli effetti positivi in conto economico, e i modelli di business con cui potevi arrivare a queste soluzioni o erano differenziazioni di prodotto, ad esempio la tracciabilità delle uve è un modo per andare, quindi tecnologia applicata alla tracciabilità delle uve è un modo per andare a differenziare il prodotto rispetto agli altri, oppure anche strategie di leadership dei costi, cioè di riduzione dei costi, quindi ad esempio interventi sulla minimizzazione dell'uso dei fertilizzanti. Ci si trovavano tutte e due, e nell'aspetto di comunicazione da parte di questi tipi di strategie, quindi sostenibili anche attraverso soluzioni tecnologiche, andava a premiare più il rapporto verso clienti e distributori, mentre questa comunicazione era meno forte sui fornitori e sui partner. Quindi, cosa voleva dire? Che c'erano già delle filiere e una forte attenzione sulle relazioni a valle, a volte le filiere erano ancora deboli nella strutturazione delle relazioni a monte. Come questa Green Technology Orientation, quindi questo orientamento alla tecnologia applicata al mondo green, influenza le performance aziendali. Guardate, in tempi di le performance ambientali, in alcuni fattori, come ad esempio quelli legati agli aspetti della terra e dell'ecosistema, sono fattori che permettono di avere risultati economici positivi più nel breve periodo. Quelli che hanno agito su soluzioni tecnologiche più a risparmio dei costi, ad esempio agendo sulla variabile energia ed emissioni, risparmio sull'acqua, risparmio sui fertilizzanti, hanno avuto effetti positivi sui costi, però più nel medio-lungo termine. Quindi gli effetti ci sono, quelli sul prodotto, sono più rapidi nell'agire. Bene, dopo questo inquadramento generale, no, vi introduco a questi tre casi. Io ho messo i ringraziamenti, queste informazioni mi arrivano direttamente dalle aziende. Qui siamo nella zona di Montefalco, il Sagrantino, un'azienda, l'Arnaldo Capai, che è leader nel suo territorio, ma è soprattutto anche leader nell'introduzione di soluzioni tecnologiche avanzate. È un'azienda che è relativamente anziana, perché l'acquisto della proprietà è degli anni 70, quindi 50 anni nel mondo del vino per aziende come Mantinori, che magari sono da 30 generazioni, è nulla, che si allarga nel tempo e approccia l'innovazione nell'agricoltura, inquadrandola dal punto di vista storico, soprattutto collegata al tema della sostenibilità. Come vi ho detto, tutto il mio intervento porta a rimarcare la stretta sinergia che c'è tra il tema della sostenibilità e alcune introduzioni di tecnologia Industria 4.0. Guardate, l'innovazione in agricoltura non è degli ultimi tempi, le fasi sono diverse, la prima fase è l'avvento della meccanizzazione, quindi siamo alla fine del secolo dell'Ottocento, nei primi del Novecento, la prima rivoluzione verde, quindi genetica e chimica, che cerca di aumentare le rese, risale agli anni 50-60, le prime soluzioni tecnologiche digitali, non solo di ora, ma in realtà risalgono a quasi 20 anni fa, cioè le prime applicazioni di agricoltura di precisione sono dei primi di questo secolo, quindi a cavallo del secolo scorso, ma ora già negli anni 2000, mentre effettivamente alcune applicazioni di Industria 4.0, l'Internet of Things, l'agricoltura 4.0, quella che ti permette in tempo reale di andare a modificare e di avere soluzioni diverse, è più recente. Quindi vedetela in questa impostazione storica, quindi all'interno di un'evoluzione di un'azienda, le innovazioni tecnologiche possono essere state fatte in fasi diverse. In Caprai, ad esempio, le prime selezioni clonali sono degli anni 80, nuovi allevamenti della vite agiscono negli anni 90, poi ci sono gli studi sul cambiamento climatico e sulla biodiversità, che sono dei primi decenni degli anni 2000. Ecco, già dal 2015 che si applicano modelli di sostenibilità ambientale, loro stanno andando ora sul protocollo di Equalitas. Si introducono delle regole comuni per la certificazione e quindi per il monitoraggio di alcuni parametri ad impatto ambientale.
soluzioni di macchine agricole per la riduzione dei costi e modelli di gestione innovativa sul controllo del processo produttivo e delle valorizzazioni anche degli aspetti amministrativi. Quindi, se voi vedete, c'è un'accelerazione negli ultimi 5-6 anni su alcuni aspetti, ma un processo innovativo che questa azienda ha più di 30 anni alle spalle. Ecco, questi sono i principali progetti. I progetti di selezione clonale sono degli anni 80, no, cioè ogni decennio è caratterizzato da alcune innovazioni, e andiamo un pochino più nello specifico su quelle che dove voglio focalizzare la mia attenzione, sono le applicazioni 4.0. Quindi ho fatto un taglio di tutte le applicazioni, concentrandomi solo quelle più legate alla digitalizzazione. Ricordatevi sempre che quando Caprai, ma anche i casi successivi, inquadrano il tema della sostenibilità, loro legano moltissimo sostenibilità dal punto di vista economico, quindi ci deve essere un ritorno anche sui costi e sul fatturato, sociale, e quindi anche l'impatto sul territorio e sul wellness delle persone, e l'impatto sull'ambiente, quindi sostenibilità ambientale. Ecco, sulle sostenibilità ambientale, gli investimenti in digitalizzazione, come vi ho detto, ecco, nel 2010 ci iniziano le prime progetti di macchina a recupero per zone collinari. Questo permette di diminuire il consumo di fitofarmaci, di proteggere anche l'operatore. Contemporaneamente si sviluppano progetti di tecnosemina, quindi seminatrici sovescia a rate variabile. Io non sono un ingegnere, ma probabilmente voi dovreste aver avuto già alcuni specialisti che magari vi hanno spiegato tecnologicamente come questi aspetti vengano utilizzati. In questo caso permette alla seminatrice di regolare il tipo e la quantità di seme in relazione alle mappe del suolo e alle mappe del vigore satellitare. Quindi ci sono anche dei sensori di remote sensing che questa azienda ha sperimentato. Successivamente questa azienda introduce dei progetti di sostenibilità con degli strumenti a supporto delle decisioni per l'elaborazione di bollettini fitofitosanitari. Se voi vedete, l'elemento di questo progetto è che permette il coinvolgimento di più aziende di Montefalco, quindi sono una quindicina che coprono 400 ettari, e se voi vedete l'evoluzione successiva di questo stesso progetto, aumenta il numero delle stazioni meteorologiche per la mappatura del suolo. Aumenta il numero delle aziende, che da 15 diventano 30, aumenta il livello degli ettari, ma soprattutto, mentre prima era solo su Montefalco, in questo caso è più la regione Umbria che prende più cluster, ad esempio Orvieto, di tipo coinvolti in questo progetto di rete agrometeo, dove quindi c'è tutta una rete di sensori che vanno dal monitoraggio all'analisi delle performance per sviluppare sistemi di supporto delle decisioni alle aziende. Un altro progetto sperimentale riguarda alcune soluzioni di precision farming e di variable rate technology e sempre di supporto alle decisioni legate a alcune condizioni meteorologiche estreme che negli ultimi anni hanno caratterizzato la produttività. Quindi danni da gelata, le ondate di calore e danno fitopatologico. Se voi vedete dal lato delle singole imprese, noi rivediamo alcuni aspetti che erano già legati a quello che ci ha fatto vedere Lucio Morbidelli. Questo è un altro progetto che invece riguarda più le scelte economiche. Ecco, questo io l'ho visto in diretta quando sono andato da Caprai, noi abbiamo lavorato su un progetto con loro su un'analisi dei consumatori, su soprattutto come i giovani rispondono a delle innovazioni di sostenibilità anche quanti sono disposti a pagare su strategie di vendita online del vino. Però in questo caso è un sistema di tracciabilità, ma di gestione delle risorse. Praticamente è un telefonino che permette con sistemi di analisi della faccia o del pollice di capire chi sta lavorando nel vigneto, e permette immediatamente di fare le paghe e contributi, riducendo moltissimo i costi di adempimenti legati alla busta paga, permette di ridurre moltissimo anche la gestione delle risorse umane con il controllo delle persone e quindi ha un effetto
di razionalizzazione dei costi amministrativi attraverso l'utilizzo di tecnologie. Voi pensate questo come può risolvere il problema del caporalato, cioè dei lavoratori in nero? Te, automaticamente chi è il capo squadra nella vigna, tramite un telefonino, può immediatamente mandare all'amministrazione chi sta lavorando in vigna e le modalità. Sulle scelte sociali, la prima è la trasparenza, e quindi guardate quanti tipi di certificazione sono stati introdotti, prima la ISO 14001 nel 2004, poi un'altra nel 2006, nel 2011, stanno adottando il protocollo Qualitas. Un altro aspetto che questa azienda sta sviluppando è una lotta al lavoro nero in agricoltura, è un progetto in collaborazione con Caritas per l'inserimento di migranti nel mondo del lavoro. Questo è un progetto di sostenibilità sociale. Ci sono applicazioni di tecnologia sulla conservazione del paesaggio, e quindi ad esempio in con partner legati all'enoturismo, e quanto questa azienda investa nella formazione. Quindi da 25 anni hanno fatto 15.000 ore di tirocinio, 100 articoli su riviste, 50 tesi, convegni, seminari, partecipano ai ITS agroalimentare. Quindi questa è un'azienda che è aperta alle collaborazioni con l'università. Dobbiamo dirlo, loro sono in un'altra regione, le prime innovazioni loro hanno fatte soprattutto all'Università di Milano. Questa è l'azienda invece San Felice, che è tipica del territorio toscano, quindi qui siamo nel Chianti Classico. Ringrazio Daria Triolo, che è l'Head of Marketing and Communication di San Felice. Qui non, ecco, le peculiarità è che non abbiamo più la tipica azienda familiare, ma in questo caso è dagli anni 70 controllata dal gruppo Allianz, che ha dagli anni 80 portato a un forte rimpianto di vigneti in collaborazione con l'Università di Firenze e di Pisa. Ricordatevi, Siena non ha la facoltà di agraria, quindi quando si deve lavorare su tematiche più tipiche, no, di agraria, molte volte si possono prendere anche atenei che non sono Siena. È un'azienda che è diventata multi-estate perché ha fatto acquisizioni non solo nel Chianti Classico, ma anche nella zona di Montalcino, e ultimamente anche nella zona della costa. Quali sono state le soluzioni tecnologiche digitali? Anche in questo caso, quando vai a chiedere a San Felice queste tecniche di gestione del vigneto, loro cercano sempre di coniugare l'artigianalità del passato con la digitalizzazione, sottolineando l'applicazione di viticoltura di precisione con campi di applicazione che riguardano concimazione, prototipi di atomizzatore, difesa del suolo e mappatura. Vediamo anche qui in questo caso, le prime soluzioni riguardano la mappa del vigore, quindi come gestire la nutrizione del vigneto, e quindi vigneti mappati e georeferenziati, quindi diverse mappe di vigore, no? E ovviamente queste informazioni vengono date poi alle concimatrici che riescono a distribuire il fertilizzante in maniera diversa sul territorio. Quindi sono in corso di sperimentazione prototipi di atomizzatore che cercano di andare a leggere quando il trattore avanza, lo spessore del chioma della pianta, in modo da distribuire il prodotto di concime o fitofarmaco in maniera ottimale, dove a seconda dove c'è più foglia o dove c'è vegetazione carente. Quindi in tempo reale la macchina riesce a riconoscere l'avanzamento, no, della foliazione, e è in grado di leggere, di adattarsi in tempo reale alla vegetazione. Anche in questo caso sono applicati modelli previsionali collegati a stazioni meteo con un sistema informatico che elabora le informazioni e le legge, quindi anche in questo caso abbiamo modelli previsionali a supporto delle decisioni e delle scelte del campo. Mappatura dei suoli, quindi per limitare anche lo spostamento della terra, quindi sono analisi di resistitività. Voi che studiate agribusiness, di sicuro queste cose le sapete meglio di me, che io insegno management, ma questo permette di ottimizzare i processi produttivi. In questo caso, ad esempio, per la scelta dei porti innesti su come distribuirli in campo,
quindi questa georeferenziazione. Ecco, il germoplasma è più simile a alcuni tipi di analisi che Lucia ha evidenziato prima. Io sto tagliando molto, ragazzi, perché su San Felice ne hanno individuate tante, però in questo caso, in cui l'Università sempre di Firenze e Pisa, loro negli anni 80, quindi fecero un'analisi su 250 vitigni minori, no, a rischio di estinzione, estrassero il DNA e tirarono fuori una selezione che poi è diventata il pilastro della produzione tecnologica di San Felice. Quindi questo è delle applicazioni. Voi sapete, oggi le nuove tecnologie digitali, ad esempio tutto il Big Data Analytics, permettono la mappatura dei genomi e facilitano la ricerca anche in campo di germoplasma. Altre soluzioni sostenibili, ma che hanno applicazioni digitali, in questo caso vi ho selezionato un impianto di depurazione delle acque, che è qui importante perché le acque reflue loro hanno anche un resort, guardate, il resort di lusso, questo è un relais château, no? Quindi hanno bisogno di scaricare acqua depurata in un laghetto adiacente alla cantina, quindi il recupero delle acque. Hanno utilizzato una tecnologia a membrana, ma soprattutto questo processo di depurazione è a altissimo grado di automazione che può essere completamente controllato da remoto tramite web. Quindi vedete il tema della circolarità, recupero delle acque e anche un turismo sostenibile, quindi dove ha un basso impatto ambientale non solo la produzione, ma anche il recupero delle acque reflue del relais château collegato. Qui veniamo a Banfi, qui siamo nell'area di Montalcino, qui siamo un'azienda che paradossalmente, anche qui è relativamente giovani, ma sono dei colossi, quindi è l'azienda leader di Montalcino. In questo caso è un'azienda che è multi-estate, anche in questo caso, non solo in Toscana, ma anche in Piemonte. È in più territori, da Montalcino, Bolgheri, Chianti, Classico, Chianti Normale, Costa Toscana e Maremma, quindi ha più possedimenti. Qual è l'elemento importante? Beh, ecco che Banfi è stato uno degli attori, leader del territorio che ha portato alla crescita di tutto il cluster di Montalcino, sia perché hanno sviluppato delle innovazioni che poi sono state riprese nel territorio, ma soprattutto perché ha spostato in alto la valorizzazione del proprio prodotto, riposizionando, introducendo strategie di branding e co di comunicazione, il prodotto co che ha portato poi un beneficio su tutto il territorio. Quindi, soprattutto con un posizionamento del Brunello su scala internazionale. Loro si definiscono dei pionieri. Pionieri in che cosa? Se voi andate a vedere. Pionieri nell'adozione di alcune soluzioni, pionieri nella ricerca, nella condivisione e nel rispetto, appunto, sempre dei principi della sostenibilità. Se voi andate a vedere nelle presentazioni, questo aspetto della sostenibilità ambientale legato all'innovazione è sempre collegato. Quindi loro si considerano pionieri, ora non posso entrare, ma questo è John Mariani e sono degli americani che insieme a Enzo Rivella lavorano con nuove tecnologie in vigna, hanno investito in formazione. Nell'ospitalità, il Castello Banfi, quindi sul turismo, sull'enoturismo e sull'approccio al mercato. Alcuni esempi, questo risalgono ai primi anni 2000, lo studio del suolo con processi di zonazione, perché ci sono diversi profili di suolo all'interno di Montalcino, di selezione clonale, in questo caso sempre con Milano e Pisa. Con dei cloni che sono stati piantati e vinificati, sono stati registrati a livello europeo e sono poi stati impiantati con tre differenti cloni. Quindi uno sforzo di selezione delle produzioni per l'eccellenza della qualità che precede la fase di impianto. Altri tipi di ricerca. Un forte, questo è degli anni 80, degli studi su nuovi tipi di botto, in questo caso dove si unisce l'acciaio al legno,
È un progetto brevettato, quindi una soluzione tecnologica permette un certo tipo di qualità, questo è quindi di processo. Delle innovazioni riguardanti in collaborazione, in questo caso con fornitori francesi, sul tipo di legno da utilizzare, soluzioni di tralicci, quindi di sistemi a spalliera più di punti di tipo agronomico per ottimizzare la gestione. Quindi la ricerca è a ampio spettro, non è solo di tipo clonale. Le altre innovazioni più legate al tema della sostenibilità hanno ridotto il peso della bottiglia risparmiando sul vetro, hanno agito sul sistema irriguo, quindi adottando soluzioni digitali che hanno permesso addirittura il risparmio dell'acqua per l'80%. Questa è col biobed, sono sistemi di lavaggio delle macchine agricole che, ad esempio, siccome voi sapete c'è degli oli quando ho dei residui che hanno un impatto inquinante, gli hanno permesso di andare a ridurre l'impatto inquinante del lavaggio delle macchine agricole. Dal 2015 hanno un report di sostenibilità a Banfi e, come vedete, come anche Caprae, ha tutta una serie di certificazioni ISO che nel tempo si sono aggiunte. Guardate, la digitalizzazione è presente in Banfi, io evito di ripetere le cose dette anche nell'altro, se però. Se voi vedete, è sempre a supporto dei mainstream dell'azienda, no? Che sono la sostenibilità, l'innovazione di processo e di prodotto. Quindi la digitalizzazione supporta questo, non è mai in sé per sé la strategia. Ad esempio, nel marketing, la digitalizzazione è presente sia a livello di analisi mercato, analisi dei dati, e a livello di marketing operativo. Vi faccio un paio di esempi. Con Samsung hanno un accordo per la digital transformation in mobile, quindi per migliorare le comunicazioni in azienda, quindi gestione dei dati interna, e all'esterno hanno sviluppato etichette in realtà aumentata, quindi siamo nella virtual reality, con un designer per sviluppare nuove etichette del vino, ad esempio su un vino, la Pettegola, che ad esempio è molto di successo negli Stati Uniti. Hanno una fondazione, Banfi, che agisce su formazione, ricerca e comunicazione, quindi fanno corsi per neolaureati, finanziano progetti di scientifici sperimentali, borse, e soprattutto cercano con eventi, meeting e pubblicazioni scientifiche di sviluppare, soprattutto sul Sangiovese, un'immagine del territorio. Di Montalcino e di Banfi come attore che promuove anche la ricerca. Guardate, concludo con un'innovazione. Quando io vi ho detto che l'innovazione non è solo digitale, ma è anche sociale. Beh, qui c'è un processo di transizione generazionale in corso. Il vecchio Joe Mariani ha lasciato il posto alla figlia. Quindi, da recentemente il gruppo Banfi è guidato da una donna e lei nelle sue interviste ricalca alcuni messaggi tipici che sono ad esempio l'equilibrio tra innovazione e tradizione, metto tra virgolette, queste sono le parole sue, il tema della sostenibilità ambientale come uno dei driver dell'innovazione, quindi loro continuano a analizzare agendo su molti fattori, ma soprattutto dicendo guardate, l'innovazione è anche un processo sociale, oggi alcuni di questi processi innovativi sono guidati da delle donne, io sono spesso stata l'unica donna a partecipare a dei meeting, oggi per fortuna qualcosa sta cambiando e che cos'è che il ruolo di una donna nel settore del vino è autentica, empatica, determinata, cioè queste donne stanno anche modificando il modo di gestire le aziende del vino. Questo è un aspetto che merita di essere approfondito. Noi ad esempio abbiamo una ricerca in corso su questa tematica qua. Allora, passo ora al secondo punto che è quello della nuova imprenditorialità. Voi avete visto da Lucia si può fare ricerca, ma un altro aspetto è i brevetti e sviluppare nuove imprese. Quindi, qual è i fattori? Beh, intanto ci sono atenei medi, piccoli e grandi. Siena è un medio ateneo, non può avere strategie al pari dei mega atenei che hanno tanti dipartimenti. Ogni azienda, ogni università ha il suo territorio, la Toscana meridionale, ad esempio, non è l'area urbana ad alto livello appunto di urbanizzazione come quello di Pisa o di Firenze, soprattutto i modelli imprenditoriali tipici del territorio, e in questo caso la nuova imprenditorialità accademica vede come protagonisti dei ricercatori,
che quindi necessariamente non è che per forza devono andare a produrre in agricoltura, però possono essere degli attori che integrano con le loro competenze. Vi faccio un accenno su un paio di spin-off e start-up. In questo caso, Siena Bioactive è nata nel 2020, è una benefit company. In questo caso ve lo segnalo perché è uno di quegli aspetti che Lucia segnalava di bioeconomia. Perché loro, ad esempio, stanno lavorando sullo scarto biologico di una risorsa che è il riccio della castagna in chiave di economia circolare, cioè di recuperare i residui in collaborazione con il territorio. Quindi, ad esempio, stanno lavorando con l'associazione valorizzazione dell'IGT della castagna dell'amiata. E le possibili applicazioni, se voi andate a vedere, possono essere sia in ambito cosmoceutico, del biopackaging e della nutraceutica, quei filoni di ricerca che, ad esempio, nel Dipartimento di Scienze della Vita Lucia vi ha fatto vedere. Le tecnologie sono a supporto al processo produttivo, quindi nelle fasi di sviluppo, quindi loro possono agire sia sulla ricerca di base per individuare soluzioni che possono tirar fuori un estratto bioattivo e le soluzioni tecnologiche vanno a supportare, no, il processo produttivo in un'ottica di filiera integrata e con un approccio di rete di impresa dove questo spin-off non controlla tutto, si avvale di collaborazioni, quindi in una logica che in gergo tecnico viene chiamata di open innovation. Indaco 2 l'avete visto citato da Lucia, questo è un pochino più vecchio, è del 2013, sono la loro area è sugli indicatori ambientali di CO2, quindi loro fanno attività di consulenza e comunicazione ambientale, anche con sviluppando indicatori di sostenibilità. Quindi le competenze tecnico-scientifiche sono per andare in particolar modo ad applicare logiche di LCA, Life Cycle Assessment, per valutare l'impatto ambientale. Vi faccio un paio di esempi. Se voi vedete, questo è di infografica, di certificazione di sostenibilità. Questo è anche, non è semplicemente di valutazione di tracciabilità di filiera, ma è anche un elemento di marketing e di comunicazione per alcune aziende. Un altro è il progetto BASIC, questo spin-off fa, un progetto integrato di filiera, che quindi si occupa di assessment e di un'etichetta con un QR code, che permette di accedere alla scheda di valorizzazione del prodotto. Bene, arriviamo alle sintesi per rispettare l'orario. Allora, innanzitutto che se si fa l'analisi delle tecnologie abilitanti 4.0, si emerge che le aziende leader del vino stanno muovendosi, anche se a velocità diverse, stanno investendo in alcune tecnologie, soprattutto nell'agricoltura di precisione, di sistemi a supporto delle decisioni, anche se la nuova sfida della digitalizzazione sta avvenendo soprattutto nell'area del web marketing e delle relazioni di mercato, quindi più in ottica marketing. Un aspetto importante è che non basta investire in tecnologia, ma devi investire in cultura, organizzazione e politiche di formazione. Quindi un'azienda veramente leader non si ferma all'hardware, ma deve andare a modificare anche le competenze. Guardate, è importante una coerenza tra gli elementi del modello di business e alcuni livelli di soglia. Una strategia che porta avanti Banfi, che però è una grande azienda, non può essere alla stessa portata di una piccola e media impresa. Quindi non tutti possono fare le stesse cose, però, e quindi ogni azienda deve trovare la sua soluzione. C'è una correlazione positiva tra investimenti di sostenibilità ambientale e digitalizzazione, c'è cioè un'integrazione tra le due. Le traiettorie 4.0 possono essere diverse, dipendono dalle aziende, dai segmenti, quindi nell'olivicoltura e nel vino non necessariamente puoi avere le stesse traiettorie. Qualche volta dipendono dai network, cioè la capacità di posizionarsi all'interno dei network sono quelli che facilitano la digitalizzazione, o qualche volta dai cluster, cioè se hai delle imprese leader che trainano le soluzioni, qualche volta sono le imprese leader che favoriscono la digitalizzazione all'interno di un cluster, quindi di un distretto. Le università sono spesso protagoniste, Lucia ve l'ha fatto vedere col suo dipartimento, ve l'ho fatto vedere anche io di altri dipartimenti. Le relazioni con il territorio sono molto importanti. Tutte e tre le aziende che io vi ho fatto vedere le rimarcano e anche i nostri spin-off le rimarcano questi aspetti. Le policy sono molto importanti perché nel settore del vino, che hanno marginalità non sempre altissime, senza investimenti dello Stato a favorire la digitalizzazione, da sole le aziende del vino, le aziende dell'agribusiness non hanno i margini per finanziare questo aspetto.
Io vi ho fatto vedere alcuni delle fonti, e non posso, comunque, se andate su ResearchGate e qualcuno di voi è interessato, posso mettervi a disposizione. Alcuni di questi sono riviste, si pagano, ma o tramite Alessio o scrivete a me, ve li metto a disposizione. E Alessio ha sforato d'un minuto, però ci siamo rientrati. Sei stato bravissimo Lorenzo, siete stati bravissimi entrambi, perché siete stati perfettamente nei tempi. E sono proprio contento della traiettoria che è nata con il vostro intervento, perché siamo passati, come si diceva all'inizio, da tre interventi di società di consulenza all'evidenza di quello che può essere una collaborazione tra università e impresa, con due eccezioni diverse, perché appunto Lucia ci ha fatto vedere che cosa succede nel Dipartimento di Scienze della Vita, senza approfondire il tema delle imprese, cosa che invece hai fatto te. Ora però, Lorenzo, qui ci abbiamo una domanda a cui tu hai risposto in parte proprio con l'ultima frase che hai detto. Abbiamo una domanda interessantissima, perché c'è il signor Sponton che dice, si parla sempre di aziende che non fanno testo, perché le aziende vitivinicole, men che meno, hanno la disponibilità per investire. L'azienda media non ha i soldi per comprare un trattore normale, tantomeno con guide satellitari, tutte le attrezzature che ne seguono. Questo è un problema a cui appunto facevo riferimento. Il problema dell'accesso all'innovazione, ma anche dell'accesso ai capitali, no? E questo richiede, tu hai detto anche una cosa interessante, c'è bisogno di un intervento dello Stato, c'è bisogno di un intervento di policy ovviamente per aiutare questo. Di interventi ce ne sono stati tanti, qualcuno ha funzionato, qualcuno non ha funzionato, c'è anche la Regione Toscana che ci segue in qualche modo, tutte le volte abbiamo la partecipazione di vari funzionari, dirigenti, e siamo felici di questo dentro il Siena Food Lab. Però, appunto, vorrei sapere anche qual è la vostra percezione del problema, perché è un problema, sicuramente, quello che dice il signor Santon è condivisibile, no? Allora, io ve l'ho detto, cioè, anzitutto non c'è una one best way, ogni azienda ha le sue specificità. Io vi ho fatto vedere alcune aziende come si stanno muovendo e non ora, si stanno muovendo da 20 anni, da 30 anni, quindi arrivano alla digitalizzazione dopo che hanno fatto altri investimenti, no? Io quello che posso dire è, anzitutto, guardate, le relazioni con l'università molte volte permettono di fare degli investimenti su dei bandi di ricerca e sviluppo a fondo perduto. Cioè, dove la collaborazione su progetti di ricerca permette a delle aziende di andare a coprire dei costi fissi e di inserire queste nuove tecnologie. È chiaro che le aziende isolate o fanno tutto da sé o fanno più fatica. Quindi quel modello di open innovation che, ad esempio, noi abbiamo sperimentato nel settore del life science, perché questa storia della ricerca in collaborazione, Lucia potrà dirvelo, è partita da Achille Sclavo, no? Dove fai collaborazione con nel life science, ma lo puoi benissimo ripetere nel settore dell'agri-food. Certo, le competenze sono diverse. Un brevetto nelle biotecnologie ha tempistiche diverse rispetto a un'analisi della foliazione o dello sviluppo del cecio. Però il tema della finanza è sicuramente importante. Però attenzione, non è l'unico, perché oggi ci sono delle soluzioni che permettono di andare ad abbattere i costi. Poi io non ho mica detto che qui sono tutti. Un'altra soluzione è anche quella dell'aggregazione. Se avete visto alcuni di questi progetti, sia per Montefalco, ma anche per Banfi, sono progetti di distretto, dove è l'azienda leader che mette insieme dei partner di territorio. Quindi alcuni di questi progetti non sono di singola azienda, ma sono di reti di partner, dove le aziende possono avere un ruolo diverso. Quindi io non nego che alcune piccole imprese, soprattutto ora col Covid, possono essere in difficoltà, però ecco, ad esempio, vi posso dire che proprio quelli che sono riusciti a vendere online prima hanno abbattuto l'impatto negativo del Covid, cioè se l'offline non funziona e l'oreca non ti funziona, ma riesci a recuperare un po' del fatturato attraverso la digitalizzazione. È chiaro, non fai pari, ma riduci l'impatto. E quindi Chiarissimo. ha ragione il nostro ascoltatore. Ogni azienda deve scegliere le sue alternative soluzioni, anche le sue collaborazioni. Io quello che voglio dire, però, è
Io vedo delle aziende che sono molto attente al loro prodotto, all'eccellenza e alla qualità, molto attente alla sostenibilità e poi usano la digitalizzazione. Cioè, è un mezzo, non è secondo me il fine. Però questa è una mia visione, del rapporto digitalizzazione. Magari i miei amici ingegneri non sono d'accordo, ma non lo so, loro può essere diverso, però. Bene, chiarissimo Lorenzo. Lucia, cosa pensi rispetto a questa provocazione? Sì, in effetti confermo quello che ha detto appunto Lorenzo, quindi la possibilità anche di piccole imprese nei nostri progetti. Partecipano appunto spesso piccole imprese, di nuovo su base appunto volontaria o per conoscenza, però potrebbe essere quel quid, quel qualcosa in più che permette di avvicinarsi all'innovazione e di entrare poi in una rete, quindi fare rete per avere anche degli investimenti o delle innovazioni direttamente sulla propria azienda. Quindi prendere questa Certo, sfida, provare anche questa strada. certo. Che dico, Cristiana, è anche un po' il tentativo del Siena Food Lab da questo punto di vista. È quello che stiamo cercando di fare insieme Esatto, esattamente in questo momento, no? e infatti Perfetto. vorrei ricordare che oggi non c'è la fondazione, ma proprio la fondazione ha investito per portare innovazione sulle piccole e medie imprese, quindi ha creato questo progetto che è il Siena Food Lab, che vuole portare proprio l'innovazione, aiutare le piccole imprese a fare innovazione con il supporto da parte di tecnici a livello nazionale che entrano nelle aziende e danno la possibilità di fare innovazione. Quindi è proprio quello che il progetto, ora a parte la parte di Academy, quindi più formativa, ma la parte di trasferimento tecnologico è quello che vuol fare. E da questo punto di vista, secondo me è anche opportuno co continuare a mantenere questo legame, questo rapporto, appunto questo filo tra le imprese e l'università, con tutti gli appuntamenti che ci saranno, sono fittissimi anche nel mese di maggio, nel mese di giugno, perché insieme a tutti gli appuntamenti del Siena Food Lab Academy c'è anche quello degli aperitivi dell'innovazione, dove abbiamo chiamato anche piccole imprese a raccontarci come hanno affrontato il momento della pandemia, come si sono messe insieme, che tipo di relazioni hanno intrapreso, senza dire appunto come diceva Lorenzo prima, sono d'accordissimo, non c'è la one size fits all solution, cioè che una vale per tutti. Ognuno deve partire anche dal proprio background culturale, dalle relazioni che ha e da quelle che intravede possono diventare le sue relazioni del futuro, no? E quindi magari anche ascoltando dei suggerimenti da parte degli altri imprenditori, uno dice, alza la cornetta o lo va sul social e dice, ma perché non facciamo qualcosa insieme? Come potrei collaborare con te? Da questo punto di vista, la pandemia, che è stata terribile, però ha molto accelerato questo processo di entrare in rapporto, in contatto, no? Come stiamo facendo noi oggi. Questo mi sembra un dato da valorizzare sicuramente. Non so se ci sono altre domande, se Sì, Lucia. c'è un'altra domanda. Non so se Prego. leggi. Allora, grazie da parte di Giampiero Petruzzello. Grazie al professor Zanni, grazie per l'interessante lezione. Secondo lei, una collaborazione orizzontale tra imprese, esempio reti di imprese, può essere utile alla sostenibilità economica delle micro e piccole imprese che vogliono innovare la cultura? Sì, il problema è tra pensarla e gestirla non è facilissimo, anche perché a volte è molto più facile far collaborare due colossi che due piccole, no? Dove hai sposato mia sorella, mi hai rubato cioè a volte è più difficile fare una rete tra tre carrozzieri che tra McKinsey e Boston Consulting, tanto per farvi capire. Il nostro problema molte volte è anche quando si dice la passione. Bisogna anche imparare a collaborare. Ecco perché io il messaggio che do soprattutto ai nostri giovani che ci stanno seguendo, guardate, la digitalizzazione non è solo un problema tecnologico e agli imprenditori, devono cambiare anche le teste lì dentro. A me piace dire che chi riesce a avere i migliori risultati è quello che accompagna modifiche nei modelli organizzativi e delle competenze all'interno dell'azienda. E questa è una sfida anche per noi, perché vuol dire che gli stessi imprenditori e gli stessi docenti, è un modello di lifelong learning che siamo continuamente obbligati a doverci aggiornare, perché a volte il mondo è più veloce di noi. Quindi il messaggio sì, io ho visto risparmi sia di costi
che nell'ottica del fatturato, pensate un po' in ottica di comunicazione, no? Cioè in ottica di vendita, però ci sono anche problemi di implementazione. Quindi, se io devo dare come consulente un giudizio, a volte io preferisco 5-6 aziende che abbiano gli stessi obiettivi condivisi che una rete di 30 partner che magari sono un po' litigiosi. Sono un bieco aziendalista, ma non mettere dietro tantissimi partner che però ognuno ha la sua specificità, a volte non è facile da gestire. Mentre ho visto funzionare bene reti di persone che condividono, pensate un po', mappatura di un determinato microterritorio. È chiaro che quello che stai dicendo ha a che fare con un'innovazione che non è solamente tecnologica, ma anche un'innovazione relazionale, è un'innovazione culturale, a cui siamo tutti chiamati, no? In qualsiasi ambito lavoriamo, che siamo accademici, che siamo imprenditori, è ovvio che tutti dobbiamo fare un lavoro su noi stessi. Quindi mi sembra ci sia tanta carne sul fuoco anche per i prossimi eventi. Io ringrazio Lucia, ringrazio Lorenzo perché veramente abbiamo avuto una panoramica di quello che l'Università di Siena sta facendo in questo ambito. Credo non sia neanche limitato a questo, nel senso ci sono tante altre iniziative, tante altre ricerche da mettere all'opera e farle arrivare anche a un livello di innovazione che diventa appetibile per il mercato, no? A un certo punto, perché stiamo parlando anche di imprese, quindi è ovvio che ci interessa questo. Quindi ti ringrazio Lucia e ti ringrazio Lorenzo per queste bellissime Grazie a domande. voi. Grazie a voi. Grazie a te e in bocca al lupo agli imprenditori e ai giovani che ci stanno seguendo. Grazie. Lascio la parola a Cristiana per i prossimi appuntamenti. Sì, allora ringrazio appunto il professor Zanni, la professoressa Morbidelli, ovviamente il professor Cavicchi che è appunto responsabile referente del Siena Food Lab Academy e degli aperitivi di innovazione. Vi ricordo che la prossima settimana avremo due incontri con gli aperitivi di innovazione, uno il 20 di maggio e uno il 21 maggio. Non so se avete partecipato al primo evento, sono un dialogo, quindi è veramente una chiacchierata informale che l'ultima volta con il professor Cavicchi e con tre giovani donne è stato veramente molto molto bello. Questa volta avremo un evento sul turismo del vino e l'altro sull'innovazione, agricoltura e turismo. Quindi sono eventi di un'ora e quindi ci farebbe molto piacere avermi anche lì, sperando che a breve riusciamo a farli presso il Santa Chiara Lab. La prossima lezione dell'Academy sarà il 27 maggio con l'intervento da parte del Sant'Anna di Pisa. Quindi ringrazio tutti, anche a nome della Fondazione e del Santa Chiara Lab vi ringraziamo e ci sentiamo prossimamente.